Ciao a tutti. Ieri ho scritto una poesia che si intitola Intimità eccelsa e la voglio condividere con voi. Qualcuno penserà subito al sesso, intimità eccelsa, e invece non parla di sesso, ma parla di Dio. E dice: io credo che in verità Dio sia la cosa più intima che possa esistere, più intima del cuore e dell'amore, quindi non lo si dovrebbe ostentare, vantare, usare, imporre, ridurre a oggetto di dispute e guerre. Credo che Dio andrebbe solo ascoltato nel silenzio intimo della propria anima. Il resto è solo rumore, rumore, rumore. Il profumo dei fiori è il respiro di Dio. Purtroppo mi rendo conto, e credo anche voi vi rendiate conto, di quanto spesse volte Dio viene nominato, ostentato, incolpato, alcune volte incolpato, che magari è accaduta una disgrazia e si dice: è Dio dov'era? È Dio perché permette certe cose? E quindi poi alla fine dei conti quasi quasi l'uomo è sempre pronto a tirare fuori Dio. Molte persone si credono portatrici della verità. Si credono sapientone, sapientone di Dio, credono di conoscere loro tutto di Dio e vanno agli altri ad insegnare ciò che loro pretendono di sapere di Dio, presumono di sapere di Dio. Però poi, alla fin dei conti, come dice la poesia, io credo che Dio sia come il sesso, sia come l'intimità, sia come l'intimità col proprio compagno o compagna. Dio è come la coscienza. Forse Dio è la nostra coscienza, forse Dio è nella nostra coscienza. Ma comunque una cosa è certa, Dio è una cosa intima e sicuramente, anzi, credo sia certo che Dio è la cosa più intima che ogni persona possa avere, almeno chi ci crede. E quindi non lo si dovrebbe ostentare. Il mio Dio è quel Dio, il mio Dio dice questo, il mio Dio dice quello. Quindi non lo si dovrebbe vantare. Non lo si dovrebbe usare. E peggio ancora imporre. Non posso imporre il mio Dio agli altri. Come non posso imporre la mia coscienza agli altri. E non lo si dovrebbe ridurre a oggetto di dispute teologiche, di dispute filosofiche, e a oggetto di poi addirittura di guerre. Perché nella storia, e ancora oggi, Dio è, diciamo, per così dire, colpevole di tante guerre, perché c'è chi crede in quel Dio, c'è chi crede in quell'altro Dio, e gruppi di persone si fanno la guerra, si uccidono a vicenda. Alla fin dei conti, chi può sapere l'ultima su Dio? Chi può sapere tutto di Dio? Quindi occorrerebbe anche un po' di umiltà,
riguardo l'argomento Dio. Tanta umiltà, perché di certo ognuno di noi non può sapere tutto di Dio. Sicuramente ognuno di noi sa pochissimo, molto poco, perché Dio, se è Lui che ha creato l'universo, è un essere infinito. Come possiamo noi sapere tutto di un essere infinito? Dio è talmente grande. Dio è talmente grande da essere così eccelso, così umile, così piccolo da stare dentro ognuno, da stare dentro ognuno di noi. E ognuno di noi questo tesoro lo deve custodire con cura. Non lo deve sfoggiare, non lo deve imporre agli altri, non lo deve usare magari per indurre altri a fare qualcosa, o a dire qualcosa, o a pensare qualcosa. Dio è una cosa intima, Dio è dentro ognuno di noi. Cioè, io credo che non c'è niente di male a condividerlo. Magari ci riuniamo in un posto perché condividiamo lo stesso Dio, però sempre con una certa umiltà, sempre con una certa delicatezza. Il dialogo con Dio deve avvenire dentro noi stessi. Ecco perché Gesù disse, secondo me, quando vuoi pregare, chiuditi nella tua stanza e prega il Padre tuo, e il Padre tuo che è nei cieli ti ascolterà. Quella stanza potrebbe essere non la stanza, non solo la stanza materiale, la stanza magari dove dormiamo, la nostra stanza, ma potrebbe essere benessere il nostro cuore. Il nostro intimo. Vai nel tuo cuore e parla con Dio. Non fare rumore, non gridare, non ostentarlo, Dio, e non nominarlo sempre, ma amalo e pensalo nel tuo cuore. Credo che ognuno di noi dovrebbe vivere così la propria fede, con delicatezza. Perché poi, quando ci mettiamo ad imporre la nostra fede, ad ostentare la nostra fede, violiamo la libertà altrui, la libertà dell'altro. E questo non è bene. E diventiamo anche superbi. Diventiamo anche fastidiosi. Un giorno sentii in televisione una causa a Forum ove c'era una ragazza che non era cattolica ma era buddista. Questa ragazza aveva preso in affitto una casa, la casa con un altro inquilino. Altro inquilino che non era buddista. E questo inquilino era andato al giudice a chiedere se per favore poteva far smettere la ragazza di dargli fastidio con i suoi continui riti in onore del Buddha. Cioè, questa ragazza si chiudeva nella sua stanza e faceva le sue preghiere, le sue ovazioni, i suoi canti ad alta voce e dava fastidio. Poi invitava anche altre persone che condividevano la sua fede, la sua stessa fede, le invitava nella sua stanza e facevano baccano. Naturalmente il coinquilino
era infastidito da questa cosa. Ecco poi che ritorniamo al fatto di vivere la propria fede in maniera umile, in maniera delicata, in maniera silenziosa, nel proprio cuore. A che serve fare baccano? A che serve gridare e dare fastidio agli altri? A che serve gridare per imporre la propria fede agli altri? Ognuno di noi dovrebbe imparare ad essere più gentile, più rispettoso degli altri, più umile. Infatti Gesù era un uomo umile, Giovanni Battista erano uomini umili, tutti i santi sono stati uomini umili. Uomini che hanno vissuto la loro fede nel loro cuore, donando il proprio amore agli altri. Perché il cuore che vive Dio, sente Dio, è un cuore pieno d'amore per se stesso e per gli altri. Grazie per avermi ascoltato. Ho voluto condividere questi miei pensieri con voi. Spero vi siano piaciuti. A presto. Ciao.